come tutti oramai sanno, quest'anno è una serie spartiacque. Don Matteo Terence Hill lascerà la serie e entrerà un nuovo sacerdote. Sono Raul Bova e in questa nuova stagione Don Matteo sono Don Massimo. Buongiorno signori, Don Massimo. Benvenuto. Quando io ho prospettato di fare, di interpretare un sacerdote, è stato subito molto curioso, molto intrigato. Io credo che ci sono momenti in cui un attore sceglie un personaggio, sceglie una serie, sceglie un percorso da fare, no? E a volte invece ci sono dei progetti che ti prendono. È stato coraggioso, perché prendere testimoni di questo tipo fanno tremare tutti. Don Massimo, e anche io in particolare, abbiamo il massimo rispetto entrando in punta di piedi, bussando la porta e chiedendo permesso. Buongiorno. Buongiorno, Don Massimo. Don Massimo è una bella sorpresa, perché Don Massimo è completamente diverso da Don Matteo, ma in comune ci hanno molta l'umanità, la simpatia, la disponibilità e la voglia di familiarizzare, quindi mi trovo bene, mi troverò sempre meglio. Niente ancora deve cominciare. Ora comincia con la sintonia. Ora ti scopriamo, io ti scopro adesso. Come dice Tommasi di Lampedusa, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Don Matteo, anzi no, Don Massimo, mi scuso, ho sbagliato perché... Ma l'importante non è quello che si dice. Bella, è sua. È quello che si fa. Bella, è sua. No, vorrei dare il benvenuto a Raul, con il quale ho già lavorato. Siamo stati sposati in un'altra fiction. Ciao! Questo è vero, è una grossa responsabilità, però sarà divertente. Noi siamo una famiglia. Un soprannome a Don Massimo, Amoretto. Allora, Don Massimo è diventato prete da poco, quindi ha ancora tutto da imparare. Don Massimo ha una vocazione adulta, non è stato sacerdote da sempre. Prima di essere prete era tutt'altra cosa. Diciamo che prima cercava la verità, cercava di proteggere i più deboli in un altro modo. E ha fatto anche delle cose che un prete non avrebbe mai fatto. Un uomo che scopriremo non aver mai avuto una famiglia, si ritrova la famiglia più grande che un uomo possa avere, una parrocchia. Questo Don Matteo 13 è sì la stagione della rivoluzione, ma ci sono le nostre certezze. Bentornate! Bentornate! Azione! Quindi... Sì.